Stamattina l'incontro con il sindaco Biancheri, perché siete sempre ancora in prima linea per i dipendenti che rischiano di non avere più un lavoro dopo il passaggio dell'appalto al Casinò di Sanremo. Cosa è emerso e qual è la situazione? La situazione è che ad oggi nell'appalto sono ancora fuori dal servizio circa 15 persone, 20 tra una cosa e l'altra, tra contattati e assunti già direttamente, sono già in servizio. Noi abbiamo chiesto un incontro al sindaco più che altro per cercare di sensibilizzare l'amministrazione a trovare una soluzione in modo che alcuni locali che in questo momento non sono a disposizione della nuova società possano essere dati, in modo che possiamo trattare ulteriormente con la nuova società e con la Elior che è uscita la sistemazione di quei dipendenti, appunto di quella parte dei dipendenti che in questo momento non stanno lavorando. Ecco, dall'incontro col sindaco invece cosa è emerso, cosa vi ha detto, insomma, se avete trovato, non dico un accordo, ma quantomeno un tavolo al quale lavorare? Sì, assolutamente no, il sindaco si è sempre dato disponibile dall'inizio su questa situazione, no? Assolutamente sì, ci ha dato disponibilità nel cercare di sensibilizzare appunto il Consiglio di Amministrazione a provare a trovare una soluzione di questo genere, no? So che in questi giorni sentirà o vedrà appunto il Consiglio di Amministrazione del Casinò per cercare di trovare una quadra. Abbiamo proposto se fosse possibile di fare un tavolo con tutte le parti interessate, quindi organizzazioni sindacali, nuova società, vecchia società, quindi Elior e Igea e Consiglio di Amministrazione, per provare a trovare in quel frangente una soluzione per appunto per i 15 lavoratori che in questo momento non stanno lavorando. Ecco, quali sono le prossime tappe? Allora, le prossime tappe, noi stiamo aspettando un attimino che il sindaco ci faccia sapere se c'è la possibilità appunto di incontrarci, no? Sicuramente la prossima tappa sarà rivedere Igea, che è la nuova società, e Elior, per provare a intanto trattare questo esubero. Poi comunque siamo sempre sul pezzo, stiamo cercando di trovare una soluzione, perché comunque è complicato, sappiamo che questo benedetto capitolato d'appalto dall'inizio, infatti l'abbiamo contestato, abbiamo fatto tutti gli incontri di questa terra per cercare di farlo modificare o addirittura revocarlo, non ci siamo riusciti, oggi sappiamo che c'è questo problema, quindi continueremo a incontrare tutti, parlare con tutti per arrivare poi a una soluzione finale, che deve essere l'occupazione di tutta la restante parte dei dipendenti.